il master in blue textile in effetti è la seconda edizione del master, perché abbiamo già avuto la prima edizione però senza crediti a livello sperimentale. Abbiamo deciso di operare fra il Politecnico di Milano nel suo braccio operativo Polydesign assieme all'ISAD, che era un'altra delle istituzioni milanesi che aveva a mercato un master sul tessile, e quindi lavorando sinergicamente abbiamo anche la possibilità di avere accanto a noi un maggior numero di aziende che poi saranno quelle realtà produttive che incontreranno i nostri studenti nello svolgimento del master, ma poi saranno anche quelle realtà che li accoglieranno al loro interno. Il master lavora in collaborazione con tre distretti industriali e gli studenti passeranno anche parte delle loro attività formative all'interno di questi distretti. Gli italiani pensano che l'industria tessile del nostro paese sia finita, e invece siamo ancora i maggiori produttori a livello economico del tessile per quanto riguarda gli interni. Pensiamo ai tendaggi, pensiamo ai tessuti di rivestimento e quant'altro, e per tutti quei tessuti particolari, pensiamo a quelli che le associazioni chiamano i tessili vari, nastri, passamanerie e quant'altro, che vedono nel prodotto italiano il prodotto in assoluto a livello mondiale di eccellenza. E quindi mancano queste figure professionali, le università non le stanno fornendo, e solamente questo tipo di master focalizza la propria attività didattica in funzione di una specifica esigenza del mercato, e quindi come tale si prospetta anche una facilità di inserimento del prodotto studente alla fine del master stesso.